Io sono molto scettico, dato che mi è già successo di provare e di fallire miseramente, nonostante le percentuali di apparizione siano più alte. Ora, 54.000 monete, 4.500 per ogni moneta della slot Kaioni, il che vuol dire 11 giri. Ce la faremo? Voglio trovare Urobonian a tutti i costi. Lo voglio. Certo, monete permettendo. E ovviamente non è. La prima ovviamente non può essere Comagre. Comagre già ce n'ho uno. Ho postato anche la foto su Instagram. Che comunque sia su Instagram io posto. Ma più che altro quello che trovo su Wibble Wobble quando non ho modo di registrare. O meglio, ce l'ho il modo ma non ho voglia. Perché per una moneta non è che posso mettermi a registrare. Io appena faccio 4.500 monete e non devo potenziare nessuno yokai, bam, le butto direttamente qui nella slot Kai. Attenzione. Unikirin, dipende dall'accento come lo mettete, è ottimo. È ottimo. O meglio, mi piace, più che altro. So che è ottimo sul gioco per 3DS ovviamente. Non so quanto possa essere, oddio, buono qui sul su Wibble Wobble, però ha sbloccato un sigillo. Ma speriamo bene. Insomma, vediamo quanti altri yokai ciucci. Ok. Va bene? Direi che va bene. E oggi è lunedì. Questo video probabilmente lo sto caricando nel pomeriggio, se riesco comunque sia a registrare tutto quanto velocemente, a renderizzare tutto quanto. E ho trovato Urobonian. Ciao. sì, allora, contro lo score attack, l'attacco al punteggio ha un bonus. Cavolo, ora non so cosa dire perché l'ho trovato e ok, ma dov'è? Oddio, quanti tosti ho? Eccolo qua, l'ultimo dei tosti. E wow, il suo attacco massimizzato è oltre 800, ho visto. 4,58 comunque sia, ragazzi, cioè a livello 1 parte che è una bestia. Una bestia, accidenti. È bellissimo. Dico, mo sono pronto a spendere tutto quanto quello che ho delle monete e invece bam, ti capita Urobonian così, a caso. E va bene, va benissimo, anzi, non è che va bene, va benissimo. A questo punto, che faccio? Provo a trovare un altro SS tipo panna soffiata? Io a questo punto vorrei trovare panna soffiata, perché se andiamo a vedere i contenuti, abbiamo Reshogun, che, accidenti, panna soffiata, Urobonian, o Urobonian, come volete dirlo voi, l'ho trovato. A questo punto mi accontenterei anche di Narwhale, che, accidenti, Narwhale fa paura. Dragazzurro, non ho idea di cosa sia, mai visto neanche nel gioco. Narwhale è bello come yokai, mi piacerebbe averlo. E Steve Jobs quando l'ho preso, Thomas Jacko ce l'ho. Tra tutti quanti i gradi S, l'unico che vorrei a questo punto è Narwhale o Drago Azzurro, che è bello comunque sia. Io vado a bellezza con gli yokai, non è che vado a potenza, capito? Io sono particolare. Ah, potrei trovare ancora lo Showdown Pass o Arancia Misteriosa per chi era? Aranyan so che è forte comunque sia. A questo punto vorrei trovare uno Showdown Pass. Che accidenti. Proviamoci, tanto ormai ce l'ho, le monete spendiamole, non ci faccio niente se no. Perché per potenziare uno yokai non è difficile a farle. Sento tutto. Io prima ho premuto, no, perché ho visto rosso, dico vabbè, premo e è uscito un Robin. Io, va bene. Sono contento, così. Quindi il mio obiettivo era trovare Urobonian e ce l'ho fatta. Allora, adesso facciamo una cosa, non le spendo tutte. Arrivo alla carica massima e poi mi fermo. Oh, Sapion, che non userò mai, Sapion. Cioè,
Questo è il terzo che trovo con l'Energy Max e tutto quanto il resto. O meglio, il terzo. È il terzo che ho, ma il primo l'ho catturato. L'ho catturato, fatto amico, come vi pare dirlo. E dopo 10-11 battaglie massimo e via. E sto caricando questo video prima di caricarne altri due, quindi insomma le cose saranno un po' diverse, ma non fa nulla, non fa nulla. Disturbella, vabbè, yokai che non userò mai probabilmente, a meno che devo fare qualche stella particolare che mi servono yokai più deboli. Allora, possibilità potenziate al massimo, bonus, e il bonus dammelo allora, bello potente. Fantastico! Dinostrucco. Dopo uno si incazza, no? E dice, ma perché? Perché deve capitare queste cose? Devono capitare cose che non voglio. E siccome io sono stronzo, ora tutte quante le monete utilizzo perché non so darmi una misura. Finché è un gioco. Oh, vabbè, è un gioco. Ok. Ma il problema è che, cavolo. Dai. Ma sei in tutto, ma... L'avessi trovato ieri. Pure pure. Ma oggi, che la battaglia ai popcorn non c'è più. E dai. Perché c'era da portare le abilità di Sentutto a livello 3, livello 4, l'Energy Max. Insomma. Robo K, che questo è il terzo, il quarto. Quanti ne ho trovati? Questo è il terzo. Accidenti. Vai. Altri due. Altri tre. Via, via, via. Subito, 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 subito. Un altro Sapion. Ok, allora, sono contento di aver trovato Urobonian. E volevo fermarmi lì, io a dire il vero. Però, c'è lo Showdown Pass? Cavolo, prendiamo lo Showdown Pass. E poi la slot Kai dopo scompare, la slot Kai Oni. E, insomma, non c'è più niente, non puoi fare niente. Bicanom. Ma, miseria, va bene che non ce l'ho. Ma, al limite, portavo al 22 Canom. Perché dovete mettere questi yokai fazzulli con la Z nella slot Kai Oni? Cioè, nella slot Kai Oni tu ci metti SS, va bene, ci metti anche i ranghi A e i ranghi B, perché non è che uno può trovare solo ranghi S. Però metteteci un rango B che porta degno il suo rango. Quietana, va bene al limite. Però, è andata così. Volevo giusto fare questo video per farvi vedere se riuscivo a trovare Urobonian. Ce l'ho fatta. Sono contento così. Oh, io l'ho preso a un bonus d'attacco contro Whaleman, perché oggi è iniziata una nuova lotta e c'è Whaleman. Fino a 16 possibilità aumentate. Io ho voluto provare oggi. È andata bene. Quindi, Kuge, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Descrizione come sempre, link per Twitter e Instagram, che se avete Instagram aggiungetemi, che lì pubblico tutto quello che trovo su Yokai Watch Wibble Wobble più che altro, ma porto anche altra roba. Come sempre, se ancora non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!